Ciao, benvenuti. Cominciamo la pratica di oggi in Balasana. Ci portiamo nella posizione del bambino, uniamo gli alluci dietro, posso tenere le ginocchia un pochino separate o unite. Appoggio i glutei sui talloni e mi allungo in avanti, stendendo bene le braccia con la fronte a terra. E qui mi fermo qualche respiro profondo. Sentendo il respiro che massaggia la schiena. Ecco, lentamente iniziamo a ondeggiare un pochino, muovere il bacino da un lato all'altro, massaggiando la fronte a terra, continuando a mantenere l'attenzione al respiro che resta profondo. Inizio a muovere il corpo, piccoli movimenti piacevoli. Mi fermo al centro, inspirando lentamente sollevo lo sguardo, inizio a sollevarmi per portarmi a quattro punti con i polsi sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. E da qui inspiro, punto i piedi, il coccigesale in arco dolce, mentre la schiena, apro il petto, unisco le scapole dietro. Espiro, dorso dei piedi a terra, spingo via il tappetino con le mani, curvo la mia schiena, abbandono giù la testa. Continuo questo movimento sul ritmo del mio respiro, lasciando che sia il respiro a guidare il movimento che parte dal coccige e arriva fino alla sommità del capo. Snocciolo la colonna vertebra dopo vertebra, iniziamo lentamente. L'attenzione al respiro, che è profondo, lungo, controllato, calmo. Inspiro, punto i piedi, il coccigesale in arco dolce, mentre la schiena apro il petto, espirando, Adho Mukha Svanasana, mi spingo indietro, inizio a pedalare la posizione, stendendo una gamba e poi l'altra. Posso sciogliere anche il collo, faccio qualche sì, qualche no. Faccio tutti quei piccoli movimenti che conosco, che so che mi fanno piacere, di cui ho bisogno, per poter entrare nella posizione, sentirla comoda, stabile. Entro lentamente nel mio Adho Mukha Svanasana. E il collo rilassato. Guardo in un punto oltre le mie ginocchia, verso l'alto, verso i miei piedi. Cerco di mantenere una posizione del collo rilassata, in cui non sento tensioni. Il sacro si allunga verso l'alto, il petto si apre verso le cosce. L'intenzione è quella di portare i piedi verso terra, ma è solo un'intenzione, lascio sempre la priorità alla mia schiena di allungarsi. Se ho bisogno di piegare un pochino le ginocchia, di stendere ancora di più la schiena, lo faccio. E poi mi fermo, qualche respiro nel mio Adho Mukha Svanasana. Inspirando, vengo in avanti nella posizione della panca, spalle sopra i polsi, sostengo la posizione, collo in linea con la colonna. Inspiro, espirando, con o senza le ginocchia, se sento che ho l'addome un pochino incerto, ho bisogno ancora un po' di tempo, porto le ginocchia a terra e faccio il mio chaturanga con il supporto delle ginocchia, altrimenti piego i gomiti e scendo con il corpo tutto su una linea. Pancia a terra, gomiti stretti contro il busto, mani ai lati del petto, inspiro, ruoto le spalle indietro, salgo per cobra, espiro, Adho Mukha Svanasana. E ancora, inspiro, panca.
Espiro, Chaturanga. Cobra, inspiro. Adho Mukha Svanasana, espiro. Cane a faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra al cielo. Espiro, piede destro tra le mani. Qui accompagno il bacino un pochino verso il basso, stendo bene la schiena, apro il petto. Tallone sinistro sollevato da terra, gamba destra a 90 gradi, il ginocchio non supera la linea della caviglia. Mano sinistra a terra, inspiro, sollevo il braccio destro. Mano destra a terra, passo indietro, tavola. Espiro, Chaturanga. Cobra, inspiro. Adho Mukha Svanasana, espiro. Sollevo la gamba sinistra al cielo, inspiro, espiro, piede sinistro tra le mani. Stendo bene la schiena, scendo un pochino con il bacino, ruoto le spalle indietro. Mano destra a terra, inspiro, sollevo il braccio sinistro. Guardo verso l'alto, sento l'ombelico che si strizza dolcemente. Mano a terra, passo indietro tavola. Espiro, Chaturanga. Cobra, inspirando. Adho Mukha Svanasana, espirando. Mi fermo nel mio cane a faccia in giù, qualche respiro. Se ho bisogno ancora di fare qualche piccolo movimento, di pedalare un pochino la posizione, lo faccio tranquillamente. Inspiro, sollevo i talloni, guardo tra le mani, espiro con uno o più passi, porto i piedi tra le mani, piedi aperti alla larghezza del bacino, ammorbidisco le ginocchia, le piego quanto mi è necessario e mi abbandono verso terra. Mani sulle tibie, sotto le ginocchia, inspiro, stendo la schiena, Ardha Uttanasana, ruoto le spalle indietro. Espiro, ritorno in Uttanasana. E ancora, inspiro come un'onda, Ardha Uttanasana, stendo la schiena, espiro, Uttanasana. Ancora una volta, inspiro, stendo la schiena. Espiro, ritorno. Con la prossima inspirazione snocciolo la colonna una vertebra dopo l'altra, lentamente risalgo, ruoto le spalle indietro. Bene, mi trovo con i piedi aperti alla larghezza del bacino, li separo un pochino per avere una base un po' più stabile. Incrocio le dita delle mani tranne gli indici, i pollici posso agganciarli oppure tenerli stesi. Da qui inspiro, sollevo le braccia verso l'alto, mi allungo bene, non inarco la schiena, allungo il sacro verso il basso per allungare bene la colonna verso l'alto. Vado sulle punte dei piedi, attivo tutto il corpo, mi allungo verso l'alto. Inspiro, espirando scendono i talloni. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, mi fletto verso destra. Inspirando, ritorno al centro, vado sulle punte dei piedi, mi allungo verso l'alto. Inspiro, espiro, scendo nei talloni, stendo la schiena inspirando, espiro, mi fletto verso sinistra, aprendo bene la spalla destra, addome attivo. Inspiro, ritorno al centro, vado sulle punte dei piedi ancora una volta, mi allungo. Espiro, scendono i talloni, sciolgo la posizione delle braccia, piego le ginocchia quanto necessario e scendo verso terra. Stendo la schiena, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Con due passi, panca, espiro, Chaturanga, cobra o Urva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Cane a faccia in giù.
sollevo la gamba destra al cielo, inspiro. Espirando, piego il ginocchio, vengo in avanti come voler fare una panca molto alta. Porto il ginocchio verso il petto, attivando bene l'addome, compatto l'ombelico, l'addome verso la schiena, verso la colonna. Inspiro qui, espiro, piede destro tra le mani. Gamba sinistra stesa, tallone sollevato, stendo la schiena, inspiro, mi sollevo nel mio affondo alto. E qui mi siedo bene, apro il petto. Inspiro ed espirando entro, apro in Virabhadrasana 2. Apro le braccia all'altezza delle spalle, spalle sopra il bacino, fletto la gamba destra, piede sinistro a 45 gradi, spingo sul taglio esterno, guardo verso la mia mano destra. Il palmo della mano destra si solleva verso l'alto, inspiro, mi inclino indietro. Espiro, mani a terra, passo indietro, Adho Mukha Svanasana, stendo la schiena. Stessa cosa dall'altro lato, inspiro, sollevo la gamba sinistra al cielo, espiro, piego il ginocchio, vengo in avanti a voler fare una panca alta, attivo bene l'addome, ginocchio al petto. Inspiro, espiro, piede sinistro tra le mani. Stendo bene la schiena, tallone destro sollevato da terra, inspiro, mi sollevo e mi siedo, affondo alto, attivo addome, glutei, gambe forti, petto aperto. Inspiro, espiro, Virabhadrasana 2, apro, gamba sinistra flessa, piede destro a 45 gradi, tallone sinistro in linea con l'arco del piede destro, pancia dentro, coda sotto, sono forte e stabile nella mia posizione, nel mio guerriero. Palmo verso l'alto, inspiro, mi inclino indietro, espiro, mani a terra, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, panca. Espirando, questa volta porto le ginocchia a terra. Lascio il mio bacino, le mie anche sopra le ginocchia, quindi non vado in avanti, non vado indietro con i glutei, ma restano in linea sopra le ginocchia. Scivolo in avanti per Anatasana con la fronte a terra. Braccia attive e stese. Da qui sollevo lo sguardo, appoggio gli avambracci a terra e mi trasformo puntando i piedi e stendendo le gambe nella panca sugli avambracci. Ok, spalle sopra i gomiti, corpo tutto su una linea, addome forte. Voglio più che altro trasformarmi nella posizione successiva, non passo da una posizione all'altra, ma mi trasformo nella posizione successiva. Inspiro qui, espirando ginocchia a terra, scende il bacino, sfinge. Gomiti sotto le spalle, avambracci paralleli, inspirando ruoto le spalle indietro, apro il petto, espiro, scendo a terra. Apro le braccia lateralmente, polpastrelle rivolti verso l'esterno, gomiti verso l'alto. Inspirando ruoto le spalle indietro, mi sollevo per questa variante di cobra. Espiro, ritorno a terra. Mani ai lati del petto, cobra, inspiro. Cane giù, espiro. Stendo, stendo bene la schiena. Inspiro, sollevo i talloni, guardo tra le mani, espiro, piedi tra le mani. Stendo la schiena, inspirando, espiro, ritorno. Inspiro, tutto su. Espiro, mani al petto. Piedi uniti. Inspiro, sedia, Utkatasana. Espiro, Uttanasana. Stendo la schiena, inspiro. Espiro, ritorno in Uttanasana. Con due passi, panca. Espiro, Chaturanga. Cobra o Urva Mukha. Adho Mukha Svanasana, espirando. Sollevo la gamba destra al cielo, inspiro, espiro, piede destro tra le mani.
Tallone sinistro sollevato da terra. Inspiro, mi sollevo e mi siedo. E qui vado a incrociare le dita delle mani e porto i palmi verso l'alto, stendendo bene le braccia, pensando di portare i pollici verso l'alto e i mignoli verso il basso. Rivolgo il centro del petto leggermente verso l'alto. Inspiro ed espirando Virabhadrasana 2. Palmo destro verso l'alto, inspiro, mi inclino indietro e apro. Espiro, mani a terra, Adho Mukha Svanasana, passo indietro. Inspiro, sollevo la gamba sinistra al cielo, espiro, piede sinistro tra le mani. Inspiro, mi sollevo e mi siedo qui. Incrocio le dita delle mani, palmi verso l'alto, pollici verso l'alto, mignoli verso il basso. Rivolgo il centro del petto leggermente verso l'alto. Inspiro, espiro, Virabhadrasana 2. Palmo sinistro verso l'alto, inspiro, mi inclino indietro. Espiro, mani a terra, passo indietro, cane a faccia in giù. Inspiro, panca. Espirando, ginocchia a terra, scivolo in avanti, Anatasana, fronte a terra. Avambracci a terra, con la prossima inspirazione, panca sugli avambracci. Allungo addome forte. Inspiro, espiro, scendono le ginocchia, scende il bacino. Apro il petto nella sfinge. E qui un respiro. Inspiro, ruoto le spalle indietro, apro bene il petto, espirando, scendo a terra. Polpastrelli a terra, braccia aperte lateralmente al di fuori del tappetino. Inspiro, ruoto le spalle, salgo per questa variante di cobra, espiro, scendo. Mani ai lati del petto, inspiro, cobra, espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, sollevo la gamba destra al cielo, espiro, piede destro tra le mani. Tallone sinistro sollevato da terra, inspiro, mi sollevo. Questa volta le braccia scendono dietro la schiena, incrocio le dita delle mani, inspiro, ruoto le spalle indietro, distendo le braccia, le distacco dal corpo, il centro del petto sale verso l'alto, dolcemente. Libero le braccia, inspiro, le sollevo verso l'alto, espiro, Virabhadrasana 2. Palmo verso l'alto, inspiro, mi inclino indietro e questa volta stendo la mia gamba destra. Inspiro qui, espiro, mi allungo verso destra, allungo entrambi i lati del busto e trovo Trigonasana. Apro la mia cresta iliaca sinistra verso l'alto, il braccio sinistro va oltre la testa, palmo verso il basso. Guardo verso il mio piede destro, piego il ginocchio, passo indietro, Adho Mukha Svanasana. Sollevo la gamba sinistra al cielo, inspiro, espiro, piede sinistro tra le mani. Inspiro, mi sollevo e mi siedo nel mio affondo alto, le braccia passano dietro, incrocio le dita delle mani dietro la schiena, inspirando ruoto le spalle indietro, distendo le braccia, le distacco dal corpo, le sollevo un pochino dal corpo, il centro del petto sale. Inspiro, libero le braccia, ritorno al centro, mi allungo, espiro, Virabhadrasana 2. Palmo verso l'alto, inspiro, mi inclino indietro distendendo la gamba sinistra. Inspiro, espiro, mi allungo verso sinistra, allungo entrambi i lati del busto e trovo Trigonasana, prendo la cresta iliaca destra e da qui il braccio destro va oltre la testa, palmo verso il basso, allungo.
Guardo verso il mio piede sinistro. Piego il ginocchio sinistro, mani a terra, Adho Mukha Svanasana. Cane a faccia in giù. Inspiro, panca, vengo in avanti. Espiro, ginocchia a terra. Le braccia scivolano in avanti per Anatasana, fronte a terra. Inspirando, avambracci a terra, panca sugli avambracci. Inspiro, espiro, ginocchia a terra, il bacino scende, sfinge. Un inspiro qui, apro il petto. Inspiro, le scapole scivolano dietro. Espiro, ritorno a terra. Braccia aperte lateralmente, polpastrelli a terra. Inspiro, mi sollevo per variante di cobra. Espiro. Mani ai lati del petto, cobra. Inspiro, espirando, Adho Mukha Svanasana. Stendo, stendo bene la schiena. E qui piego un pochino di più le ginocchia e voglio avvicinare il petto verso le cosce, distendendo la colonna, prendo bene il petto. E da qui ginocchia a terra, Balasana, fronte a terra. Con la prossima ispirazione snoccio la colonna, lentamente risalgo e ruoto le spalle indietro. Bene, ok, ci portiamo a terra. Da qui distendo bene le gambe, fletto entrambi i piedi a martello, sollevo le braccia per Dandasana, mi allungo bene verso l'alto. Ombelico che sale verso l'alto e verso la colonna. Inspiro, espirando piego il ginocchio destro, lo porto verso di me, poi porto il piede destro oltre il ginocchio sinistro. Vado a piegare la gamba sinistra con il tallone vicino al gluteo destro. Mi giro per farvi vedere meglio. Ok, in questo modo. Piede destro a terra, abbraccio il mio ginocchio, stendo bene la schiena. Mano destra dietro il gluteo destro, inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando, abbraccio la mia coscia destra, o porto il gomito oltre il ginocchio, come desidero, ruoto il centro del petto verso destra. Qui sono in una torsione, lavoro col respiro, inspirando mi allungo verso l'alto, espirando svuoto l'addome, creo spazio. Ritorno al centro. Scelgo la posizione e ritorno in Dandasana per un istante, stendendo le gambe, flettendo i piedi a martello, distendendo bene la colonna verso l'alto, inspiro. Inspiro, espiro, raccolgo il ginocchio sinistro al petto, porto il piede sinistro oltre il ginocchio destro, piego la gamba destra, tallone destro vicino al gluteo sinistro. Abbraccio il mio ginocchio sinistro, stendo la schiena. Inspiro, sollevo il braccio destro, allungo il fianco destro. Espirando, abbraccio la mia coscia sinistra. Il centro del petto ruota verso sinistra. E qui lavoro con il mio respiro. Inspirando, distendo la colonna verso l'alto. Espirando, svuoto l'addome. Guardo oltre la mia spalla sinistra, se mi è possibile, se non ho fastidio al collo. Ritorno al centro. Ok, e ora mi porto a terra.
porto le ginocchia al petto, le abbraccio per un istante, oscillo qualche volta da un lato all'altro e quando me la sento mi porto in Shavasana, distendendo il corpo a terra e rilassandolo completamente. Ruoto i panni delle mani verso l'alto, chiudo gli occhi e qui resto per tutto il tempo che desidero. Io ti ringrazio di aver praticato con me e ti auguro una buona giornata. Namaste.